sono Camilla e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui per comunicarvi delle novità. Ebbene sì, ci sono proprio grandi novità, ovvero proprio ieri mi è arrivata questa, che è la lettera di ammissione alla scuola che ho scelto di frequentare in America, che è la Mount Hope High School di Bristol. Inoltre la mia agenzia Educations ha deciso di mandarmi questa, che è una sim americana. Insomma, sì, finalmente il mio sogno sta prendendo forma, e adesso inizio a notare di quanto possa essere concreto tutto quello che io ho sognato in questi mesi, tutto quello che io ho sperato si realizzasse. Vedo finalmente quanto siano concrete le cose, quanto davvero si sta realizzando ciò che io speravo. Ma forse è meglio cominciare da qualche passo indietro, come sono arrivata fino a qua. Allora, per chi non mi conoscesse, sono una futura exchange student che partirà ad agosto per frequentare un semestre in America, e dal momento che ho vinto una borsa di studio, quindi ho avuto questa fortuna, ho avuto l'opportunità di scegliere la scuola dove andrò a frequentare questo semestre, e la mia scelta è ricaduta sulla scuola di Mount Hope a Bristol, che è una piccola cittadina, diciamo, nello stato di Rhode Island. Molte persone mi hanno chiesto in questo periodo di tempo che è passato più o meno dal primo video a questo, come funzionano queste cose, nel senso come si arriva a diventare un exchange student, quali sono i passi da compiere prima di iniziare a contattare un'agenzia, quali sono i motivi che mi hanno spinto a questa scelta, e soprattutto se ho paura di partire e come mi sento all'idea di lasciare tutto e ricominciare una nuova vita. Bene, sono qui per rispondere più o meno a queste domande, e lo farò nell'arco di questo video introducendo quelli che sono stati gli step che mi hanno portato al raggiungimento, diciamo, di questo obiettivo, di questo scopo, partendo anche dal mio blog, che potete trovare nell'info box oppure dal computer qui sopra, elencando, diciamo, i vari step che servono per arrivare a diventare un exchange student. Allora, iniziamo dal primo step. Il primo step è l'informazione. Allora, l'informazione è una cosa molto importante, in quanto prima di cominciare questo genere di percorso bisogna innanzitutto informarsi su cosa comporta questa esperienza, quali sono i pregi e i difetti, cioè i lati positivi e i lati negativi, perché dovete sapere che questa esperienza vi amplia la mente in un modo incredibile, cioè vi fa vivere delle esperienze che non sono comparabili a niente. Però ovviamente ci sono i suoi lati negativi, cioè dovete sapere che partendo sarete comunque costretti a lasciare le cose che avete qui, a cominciare una nuova vita, diciamo, con persone che voi non conoscete, in un posto dove si parla una lingua diversa, che non è nemmeno l'inglese scolastico che noi impariamo a scuola, ma è qualcosa di totalmente diverso alla quale la scuola non può prepararti. Niente può prepararti a questa esperienza se non viverla. Quindi prima di cominciare dovete essere consapevoli che la responsabilità che vi prendete è tanta, e dovete avere un grande coraggio e una grande forza di volontà per intraprendere questa esperienza, perché non c'è niente che può prepararvi qui per quello che poi affronterete. Nemmeno io so cosa ci sarà ad aspettarmi a Bristol, però sono pronta e sono curiosa. Non vedo l'ora di scoprirlo, quindi dovete informarvi, innanzitutto essere convinti con voi stessi, e poi, diciamo, iniziare a guardare siti di diverse agenzie per vedere se ci sono delle borse di studio in questo senso che possono aiutarvi, o se sono previste, non so, dei contributi per vari campi di cui adesso non sono a conoscenza. E quindi se avete, diciamo, la disponibilità, la voglia e il coraggio di intraprendere questa esperienza. Il secondo step è convincere i genitori. Convincere i genitori penso sia una delle cose più difficili in questo cammino, perché farlo in prima persona per me è stato molto molto complesso, perché non tutti i genitori, si sa, sono convinti di lasciare partire i figli per un periodo tanto lungo, e quindi di mandarli in un altro continente che è così lontano da casa
so che è una decisione davvero difficile, infatti se io non avessi avuto l'opportunità di scegliere questa scuola, io non sarei mai potuta partire, quindi diciamo ringrazio la mia agenzia che mi ha dato l'opportunità di farlo e ringrazio diciamo, i miei genitori, hanno avuto davvero tanta fiducia in me e tanto coraggio che purtroppo non tutti hanno. Quindi diciamo, per parlare con i genitori vi consiglio innanzitutto di essere convinti con voi stessi e poi di spiegare a loro le motivazioni che vi spingono ad intraprendere questa esperienza, cioè di spiegare quanto voi ci teniate ad intraprendere questa esperienza, quanto sia importante per voi e soprattutto quanto questa esperienza possa formarvi dal punto di vista umano, oltre che culturale, dal punto di vista del miglioramento della lingua, perché l'esperienza, un'esperienza del genere, che sia in America o in qualsiasi altro paese, ampiamente in un modo assurdo, cioè viaggiare e trascorrere tanto tempo all'estero significa cambiare completamente mentalità, tornare a casa e rendersi conto che le cose sono sempre le stesse, ma è cambiato il vostro punto di vista nel vedere appunto queste cose. Lo step 3 invece è scegliere l'agenzia. Scegliere l'agenzia è una cosa molto complessa, in quanto ci sono milioni e miliardi di agenzie che cercheranno diciamo di accattivarvi con le loro proposte, con i loro prezzi, con non so, la pubblicità. Quanto più è nel loro potere e nelle loro possibilità, loro cercheranno di fare per portarvi diciamo dalla loro parte, perché alla fine questo è quello delle agenzie. Dovete fare quindi molta attenzione a valutare l'agenzia che sceglierete. Nel mio caso l'agenzia si chiama Astadi ed è un'agenzia diciamo relativamente nuova, ma non per questo meno competente. L'ho scelta perché diciamo avevano l'opportunità di offrirmi questo programma Select, quindi la scelta di questo posto, e ho trovato la loro disponibilità molto ma molto ma molto grande nei confronti degli studenti che dovranno partire. Quindi vi consiglio di scegliere un'agenzia dove ci sia grande disponibilità verso i ragazzi che devono partire, perché penso sia una delle cose fondamentali che va prima del prezzo e prima di qualsiasi altra cosa. Quindi prima di valutare il prezzo e qualsiasi altro canone che vogliate valutare, vi consiglio di guardare la disponibilità che hanno nei confronti degli studenti o dei genitori, e quindi quanto loro siano disposti a supportarvi prima, durante e dopo la vostra esperienza, perché è una delle cose fondamentali. Ci sono tantissime agenzie che potete cercare su Google o che potete vedere diciamo nei blog di altri studenti, che offrono tante soluzioni diverse per questo tipo di esperienza, anche se possono sembrare simili. Io direi di fare attenzione a valutare la loro credibilità e il rapporto qualità-prezzo diciamo che c'è. Quindi vi consiglio di non vedere soltanto magari la mia esperienza, ma di vedere anche esperienze degli altri, perché si sa che un'esperienza non fa testo. Un'esperienza non fa testo. Quindi dopo aver valutato bene l'agenzia a cui affiderete, e io vi consiglio di vedere anche la top 10 dei canoni con cui valutare un'agenzia, che potete trovare sul mio blog sempre nell'info box oppure qui dal computer, e diciamo fare la scelta più giusta che possa rispondere al meglio nelle vostre esigenze. Step 4 è uno degli step forse più preoccupanti dal punto di vista morale, in quanto è quello del colloquio con l'agenzia. Il colloquio con l'agenzia non è altro che un incontro di persona o via Skype, nel mio caso si è svolto via Skype, con un delegato dell'agenzia che diciamo vi illustrerà il programma e vi farà delle domande per vedere diciamo se siete pronti, quali sono le motivazioni che vi spingono ad intraprendere questa esperienza, e parlerà con i vostri genitori se nel caso avessero necessità di chiedere delle notizie, o nel caso abbiano dei dubbi, o se hanno voglia di chiarire con l'agenzia determinati punti. E poi vi saranno fatte delle domande, come nel mio caso in inglese, per vedere diciamo il livello minimo della conoscenza della lingua inglese, però diciamo che non sono domande fin troppo preoccupanti, quindi diciamo che non c'è da prepararsi sui libri o vedere lezioni, non è assolutamente questo il caso, sono domande molto semplici soltanto per vedere la vostra cultura generale. Lo step 5 è un test che vi sottoporrà l'agenzia. Un test scritto che riguarda la comprensione orale e scritta della lingua inglese,
che vi verrà sottoposto nella maggior parte dei casi online, ovvero voi dovete compilare questo testo online, ascoltare dei file o guardare determinate immagini, poi questo testo sarà analizzato e vi verrà dato il punteggio, però vi consiglio di non, diciamo, neanche in questo caso di farvi una grande ripetizione o ripasso sui libri, perché non è proprio il caso, non si tratta del tipo di conoscenza della lingua inglese scolastica, bensì di una conoscenza personale, quindi non è qualcosa che ha a che fare con la media o con i voti. Lo step 6 è quello della compilazione dell'application. L'application non è altro che una grande scheda dove sono contenute tutte le vostre informazioni. Adesso questo fascicolo andrà poi consegnato all'agenzia partner dell'agenzia italiana, che nel mio caso si chiama Educatius, però ce ne sono anche altre, e sarà questa agenzia con sede in America a consegnare questo fascicolo a tutte le famiglie ospitanti che sono proposte in America e a scegliere quindi quale sarà poi la famiglia più adatta rispetto alle preferenze che voi avete espresso in questa application. Io vi consiglio di fare molta attenzione nel compilare l'application, perché ogni vostra risposta è determinante rispetto alla famiglia e poi al placement che voi avete in America. Quindi, diciamo, vi chiederanno sicuramente quali sono i vostri hobby, le vostre materie preferite, la media scolastica, vogliono poi in allegato le pagelle che voi avete avuto a scuola, delle foto di voi, della vostra famiglia, il rapporto che voi avete con i vostri genitori, i vostri amici e poi le preferenze riguardanti la famiglia, quindi se non volete magari che i genitori fumino o se non volete, non so, il parquet, gli animali. Ci sono davvero tante cose da compilare e vi consiglio di fare davvero molta attenzione, perché ogni scelta potrebbe essere determinante rispetto a quella che sarà poi la vostra futura esperienza e quindi la famiglia e la location che poi avete in America. Una volta aver concluso l'application, averlo inviato all'agenzia e quindi aver compiuto tutti gli step, non mi resta altro che aspettare. E so che questa è una parte molto difficile, perché purtroppo l'attesa non è semplice per nessuno, nemmeno per me, che sto ancora aspettando la famiglia. In questo tempo io vi consiglio, diciamo, di iniziare magari a prendere contatti per il visto d'ingresso negli Stati Uniti che vi chiederanno e per il passaporto che avreste dovuto già inserire nell'application, quindi è una cosa che, diciamo, viene prima, però se non l'avete fatto vi consiglio di farlo, perché sono, diciamo, documenti molto importanti, altrimenti non è possibile entrare in America per gli studenti italiani per un periodo che vada oltre un mese. Quindi iniziando a prendere contatti per il visto, intanto aspettate, diciamo, le mail dell'agenzia che vi comunicherà la data di partenza e l'eventuale disponibilità di una famiglia ad ospitarvi, quindi la scuola e la città dove alloggerete. A questo punto io diciamo vi racconto la mia esperienza, che è quella della scelta della scuola, in quanto, come già avevo accennato all'inizio del video, ho vinto una borsa di studio. Questa borsa di studio mi ha dato l'opportunità di diciamo contattare un'agenzia che mi offrisse la scelta della città e quindi della scuola, ma non la scelta della famiglia. Quindi dopo aver selezionato queste varie scuole sul sito dell'agenzia Astadi, ho optato per la scuola di Mount Hope, che è una scuola superiore situata nella città di Bristol, nello stato di Rhode Island. Bristol è una città di 22.000 abitanti, quindi non molto grande, però la scelta è stata, diciamo, voluta, e dista un'ora da Boston e 3 ore da New York, quindi diciamo è abbastanza vicina a delle città che mi piacciono particolarmente. E proprio ieri mi è arrivata la lettera di accettazione alla Mount Hope High School, in quanto la scuola aveva valutato i miei voti che avevo già precedentemente inserito nell'application che è stata inviata all'altra agenzia americana, Educatius, ha diciamo ritenuto positiva la mia richiesta, l'ha accolta e mi è stata inviata questa lettera dove, diciamo, c'è il presidente e la referente che hanno detto che ho le capacità e le potenzialità per entrare in questa scuola, e mi hanno detto di contattare la referente della scuola il prima possibile, cosa che dovranno fare anche la mia host mother e il mio host father, che saranno i miei genitori ospitanti, appena li avrò, perché io ancora non ho una famiglia, diciamo, su cui appoggiarmi, ma sto aspettando. Inoltre l'agenzia Educatius ha avuto l'idea di regalarmi questa, che è
una sim americana, come già avevo fatto vedere prima, apposta per gli studenti, dove appunto dovrò scegliere il piano tariffario mensile e verrà attivata il giorno prima della mia partenza, in modo che io potrò diciamo chiamare la mia host family appena arriverò e potrò comunicare con la scuola o con la referente con la quale mi devo mettere diciamo in contatto al più presto appena riceverò la famiglia. Bene, per questo video è tutto. Queste sono diciamo le ultime news che avevo da comunicarvi. Se avete altre domande o dubbi su questa esperienza, io credo di aver risposto più o meno a tutte. Vi invito diciamo a scrivermi nei commenti oppure non so nei miei social che troverete sempre giù nell'info box. Vi invito ancora una volta a leggere il mio blog, Aces Blog, che potete trovare qua dal computer, quindi troverete il link per cliccare, oppure giù nell'info box se siete dal cellulare, dove troverete anche tutti i miei contatti e quindi i social ai quali potete scrivermi. Io vi ringrazio per tutte le visualizzazioni ricevute nel video precedente, per tutti i commenti positivi e per tutto il supporto che ho ricevuto, che è stata davvero una sorpresa per me. E ringrazio anche tutte le persone che si sono iscritte al canale, per chi non l'avesse fatto vi invito a farlo. E io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Da Camilla è tutto, alla prossima!